Andiamo a scoprire quali saranno i segni più fortunati della settimana dal 17 luglio al 24 luglio. Come ben sapete, questa settimana il Sole entrerà in Leone, quindi potete già immaginare che in questa lista potrebbe presenziare il segno con la criniera più bella dello zodiaco. Ma non dovete pensare che non abbia considerazione anche di altri segni, che, per chi ha visto il video dell'oroscopo della settimana, forse potrebbe già pensare quali saranno. Però mi raccomando, non tutti potranno pensare che la fortuna sia un qualcosa di dovuto. Dovranno impegnarsi, faticare, darsi da fare, e le cose che otterranno potranno dipendere quindi sia dal caso, ma anche dall'impegno messo. Andiamo a vedere un po' quali sono. Partendo dalla quarta posizione troviamo il segno della bilancia. Queste persone ultimamente si sentono ben accettate ovunque loro vadano. Hanno bisogno sicuramente di uscire con gli amici per potersi rilassare e poter staccare la mente dal lavoro e dagli impegni, ma bisogna anche dire che stanno ottenendo grandi risultati dal punto di vista professionale, perché la bilancia ultimamente si è tolta letteralmente una zavorra che si stava portando dietro da diverso tempo. Io in qualche video fa ho parlato dell'amore per l'estate del 2020 per i segni dello zodiaco, e per la bilancia ho voluto espressamente dire che ci sono delle situazioni tossiche che probabilmente o si è lasciata alle spalle o aveva intenzione di farlo sin da subito. Ed è proprio ultimamente che qualche bilancia ha tagliato i rapporti con delle persone e che è anche molto felice di averlo fatto, perché ha riscoperto una dimensione di tranquillità e di pace che aveva quasi dimenticato. Ovviamente tutto lo stress che ha accumulato nel tempo, sia dovuto a questa relazione tossica sia dovuto al lavoro che ha compiuto nel tempo, lo ha portato a voler fare delle ferie con la F maiuscola, e molto probabilmente agosto sarà il periodo migliore per questo segno per dedicarsi al relax e quindi a ricaricare le pile, ma non solo perché almeno poi ritornerà a fare la routine di sempre, ricaricare le pile perché probabilmente vuole dare di più quando tornerà e ottenere dei premi magari dal punto di vista professionale. Quindi la bilancia ha un periodo molto buono ultimamente. In terza posizione troviamo il segno del Sagittario. Anche queste persone, quando arriva l'estate, come sempre dico che loro sono i più suggestionati se si tratta appunto di calore e di energia. La passione che questo segno mette nelle cose che fa è un qualcosa di naturale ed è istintiva, e soprattutto in un periodo come questo, momento in cui il Sagittario può dedicarsi alle cose che gli piace fare, quindi inserarsi al mare standosene sotto il sole in un lettino, magari mangiando fuori con le amiche o con gli amici, ma la cosa più importante è che non ha orari. L'estate per il Sagittario infatti vuol dire andare a dormire tardi, vuol dire rilassarsi fino a quando fa l'alba, non gliene frega assolutamente nulla di avere una scaletta di marcia. La cosa più importante è che se sei un Sagittario che mi sta guardando ed è già in ferie, so benissimo che ti stai trovando nella tua condizione perfetta dal punto di vista mentale, perché è proprio quando sei in ferie che la tua vita la inizi a vivere e non vedi l'ora di poter farti tutta una vita in vacanza, magari anche un anno sabbatico. Però se invece ancora non sei andato in ferie, quindi sei ancora oppresso dal lavoro, dagli impegni, stai tranquillo o tranquilla che quando inizieranno le ferie potrai ritornare più nuova di prima, perché il Sagittario ha una cosa bella del suo carattere, che ovviamente non è soltanto una, ne ha tante belle, ma questa è una delle migliori, che anche quando raggiunge lo stress più elevato dal punto di vista psicologico, professionale, quello che volete, appena stacca la testa gli basta un giorno per ritornare bambino, perché il Sagittario ha quello spirito fanciullino dentro che lo accompagnerà per tutta la vita e che quindi gli permette di dimenticare tutte le cose più brutte che ha vissuto fino a quel momento semplicemente con un giorno di vacanza. Ora le ferie ne avrai più di un giorno, spero per te, e ovviamente tu tornerai bambino per tutti i giorni che sarai in vacanza. In seconda posizione troviamo il segno del Capricorno. Capricorno ultimamente è riuscito a riallacciare in modo molto positivo i rapporti con la famiglia. Probabilmente già vi ho detto in qualche video fa quanto il Capricorno soffrisse perché non trovava un dialogo con alcuni dei suoi familiari, alcuni dei suoi parenti, probabilmente perché il Capricorno non lo ha mai ricercato, o se anche lo ha ricercato pensava fosse lì di naturalmente, così, perché sono persone di famiglia e quindi è giusto che siano presenti, ma in realtà vanno coltivati anche quei rapporti. E ultimamente ci sta pensando un po' di più, è più contento di fare delle belle azioni per i propri genitori o per i propri fratelli a prescindere dalla situazione, ma la cosa più importante è che grazie a loro ha riacquisito una specie di dimensione dove si incastra sia il tempo passato con loro che il tempo che deve dedicare al lavoro, e quindi sta bene, è una persona molto soddisfatta, riesce anche ad uscire con i propri amici, perché quando l'estate arriva per il Capricorno è un toccasana sotto l'aspetto
estetico ma soprattutto fisico, perché si gode la vita, va a mangiare fuori quando può con gli amici, mangia pesce fresco, carne, gli piace mangiare bene al Capricorno, ma poi soprattutto è sempre abbronzato. Come ho detto nel video di ieri, il Capricorno è uno di quelli che si abbronza più facilmente di tutti, perché ha la melanina che è molto più sviluppata degli altri segni. Non chiedetemi il perché, però conosco tanti Capricorno che sono quasi sempre abbronzati, vi sfido a dirmi il contrario. Detto ciò, il Capricorno vivrà una settimana all'insegna del divertimento, della felicità per quanto riguarda la produttività e anche del rapporto della famiglia, quindi è tutto ok, però per il cuore devo dire che ancora ci sono delle cose da sistemare, non sarà ancora pronto il Capricorno per viversi una relazione d'amore. Ma il segno più fortunato della settimana è e sarà il Leone, e dico sarà perché probabilmente lo sarà anche per delle settimane successive, ma non vi spoilerò nulla perché altrimenti non ci sarebbe nemmeno gusto a fare questi video. Il Leone, come avete ben capito anche dall'introduzione, avrà il sole che lo inizierà ad illuminare in un modo, oserei dire, rovente, sia di fatto che proprio perché effettivamente il sole si sposta nella costellazione del Leone. Ovviamente ragazzi, questo caldo è un caldo che ci debilita, ci dà molto fastidio dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, non abbiamo voglia di uscire probabilmente perché in casa al fresco, per chi ha il condizionatore o per chi usa i ventilatori si sta meglio, però al Leone questo non importa. Sì, può soffrire il caldo anche lui, ma se si tratta di andare al mare con gli amici, se si tratta di uscire e fare delle esperienze particolari anche in montagna, escursioni, d'estate il Leone lo troverai sempre positivo nel fare queste esperienze. E soprattutto quando arriva il sole nella sua, proprio davanti alla sua costellazione, tutti i Leoni quando si svegliano al mattino si svegliano come se potessero conquistare il mondo. Quindi troverete davanti a voi, che ci avete a che fare ogni giorno con queste persone, delle persone molto più sicure di loro stesse, molto più carismatiche, avranno molto più un carisma, avranno una consapevolezza in più nelle azioni e nelle parole che dicono. Quindi non dovete spaventarvi se di punto in bianco vi trovate davanti una persona che, oltre al narcisista che era sempre, lo è ancora di più, perché è normale, sta vivendo il suo momento ed è giusto anche dargli qualche secondo per goderselo, perché onestamente parlando il Leone bisogna dire che tutto l'inverno lo ha passato con l'acqua alla gola, bisogna dire che tutto quello che ha vissuto sono state esperienze un po' deludenti dal punto di vista lavorativo, ha avuto delle promesse che poi non sono state mantenute, ci sono state persone di passaggio che gli hanno promesso seriamente di poter fare fortuna e successo ma poi gli hanno portato soltanto peste e corna. Ultimamente invece il Leone ha le idee più chiare, le ha più chiare perché si sente non bisognoso di nessun altro, può farcela da solo o da sola, perché mi riferisco sia alle donne che agli uomini, e questo chiaramente lo rende una persona più tranquilla, serena, con tanta tanta voglia di farcela, più di quanto già non ce l'abbia. Quindi tutto questo complesso lo porta ad essere il segno più fortunato dello zodiaco questa settimana. Finiscono qua i segni più fortunati della settimana. Ovviamente, come ho detto anche all'inizio, non pensate che per chi non è stato nominato la settimana andrà a rotoli. Assolutamente, tutto dipenderà sempre da come noi decidiamo di approcciare alla giornata. Ci saranno le giornate no per molti segni, come ci saranno però le giornate sì anche per dei segni che non ho citato. Ovviamente state attenti al caldo, perché oltre al telegiornale che vi dice sempre che ci saranno allerte di 45-50 gradi, allerta siccità, quindi già ci pensano loro a dirvelo, ma per quelli che guardano questo video ci tengo anch'io a ricordarvi di bere tanta acqua, quindi di non restare disidratati, perché in un contesto di caldo come questo è veramente pericoloso non bere. E la cosa più importante è che se non avete voglia di uscire perché avete caldo, ben venga, riposatevi a casa. Diciamo che c'è tutto il tempo per godersi l'estate, non è ancora finita, abbiamo tutto agosto, poi secondo me continuerà fino a settembre, pertanto ragazzi possiamo goderci ancora 3 mesi d'estate, secondo me c'è un caldo assurdo. Detto ciò, Ale vi vuole bene, vi saluta e mi raccomando state aggiornati, perché mi piace tenervi sulle spine, ma il catalogo è pronto, i prodotti zodiacali che saranno gioielli, anelli, ciondoli, orecchini, cioè sto facendo veramente tante cose, credetemi, dietro le quinte non sto mai fermo, ma soprattutto il calendario zodiacale sta per uscire fuori tutto e non vedo l'ora di farvelo vedere, bisogna soltanto avere pazienza. Ringrazio tutti coloro che mi hanno girato la loro mail e ovviamente poi verranno aggiornati. Ciao!